Tu puoi restare delle ore a cambiare canale sulle TV generaliste, sui canali generalisti, e tu hai un'impressione di un immenso, incredibile vuoto pneumatico. Qui non c'è solo il problema della droga, magari ci fosse solo il problema della droga, combatti quello, lo isoli, no? No, credo secondo me che il problema della droga vada inserito, sia tutto dentro, un vuoto morale generale che viene da un uso della televisione e dei mass media, secondo me, scellerato. La prima cosa che mi viene in mente, per esempio, è un programma che facevano qualche tempo fa, non so se lo facciano ancora, spero che sia defunto e che siano evaporati tutti i suoi protagonisti, però penso a Distraction. La cosa che era per me spaventosa non era tanto vedere il nudo in televisione, dipende da che nudo è. Era il fatto che siamo in un, ormai quella lì era la prova che siamo in un paese così rimbambito da una TV deficiente, che pur di andare in televisione si toglieva le mutande. La droga è dentro questa cosa qua, cioè è vero che. Per esempio quella fase successiva agli anni 60, Fricchettone, eccetera, aveva detto anche una filosofia, insomma, che portava perfino a cercarla la droga. Però c'era anche la consapevolezza in qualche modo di cos'era. Cioè, andare a prendere la droga era anche una sfida al mondo di allora. Una sfida al conformismo, una sfida al perbenismo, era dentro una rivolta. Ha fatto dei danni terribili quella cultura, non la sto. Però in qualche modo mi spaventa di meno quel tipo di cultura che una cultura in cui uno va fuori e si piglia l'estasi perché lo pigliano tutti. Non so se mi spiego. Perché allora uno come me, che pure. Anch'io stavo a sinistra, avevo delle idee forti nei confronti dei Matusa, come si diceva allora, e della società che c'era, eccetera, eccetera. Però a me no, io non mi sono mai fatto uno spinello. A una trasmissione televisiva, non molto tempo fa, mi è capitato di vedere uno che faceva il gioco, dice, albero, legno, tavolo. Tavolo, piatto, pasta asciutta, grano, campo, eccetera, eccetera. Allora, questo gioco qua a un certo momento dice scrupoli morali e lui risponde seghe mentali. Cioè l'associazione che lui aveva fatto fra scrupolo morale era con seghe mentali. Cioè, per carità, era un somaro. Che poteva anche essere isolatissimo, però non sarebbe mai venuto in mente in altri momenti storici una cosa come questa. Perché è tutta dentro una società in cui è passata negli ultimi anni l'idea che se puoi tutti quanti fanno i furbi, l'occasione fa l'uomo ladro, sì è vero quello lì è onesto, però forse perché non gli è mai capitata l'occasione. Cioè, c'era un tessuto morale di questa società che si è slabbrato. I nostri ragazzi sono confusi, non capiscono, non hanno. È una società che li tiene fuori. Una società in cui su 19.000 docenti universitari, quelli che hanno meno di 35 anni sono 11. Chi non è figlio di, in questa società, un ragazzo si domanda dove vado? Dove vado? Secondo, una società che prefigura per questi ragazzi, una società egoista, in cui quelli della mia generazione non hanno nessunissima intenzione di cedere sovranità, perché nei paesi seri, quando perdi due o tre volte, esci, vai via.
sei fuori. In una società come la nostra, cioè Obama non sarebbe mai arrivato a fare neanche le prime, neanche, non sarebbe mai arrivato neanche a giocarsele le primarie. Per cui i giovani sono tagliati fuori dalla società, non hanno spazio in politica, non hanno la possibilità di neanche di pensare al proprio futuro, perché hanno dei contratti di lavoro che, per garantire in modo eccessivo chi ha già un lavoro, lo toglie a loro. Beh, è dura. Io credo che sia che oggi i ragazzi di oggi siano in una condizione davvero difficile, e penso che in una condizione così difficile poi il desiderio di fuggire, che è quello che tante volte porta alla droga, sia una tentazione maligna sempre in agguato, e credo che la politica dovrebbe farsi carico di questo e capire fino in fondo quanto sia pericoloso il momento che stiamo vivendo per i giovani. Se la famiglia si riappropria del suo ruolo in senso pieno, la famiglia certo che è il punto di partenza fondamentale, però la famiglia deve esserci, perché oggi non c'è. Non credo che si possa tornare a, che si possa rassodare la famiglia semplicemente con delle parole d'ordine, come il Family Day o cose di questo genere. Io penso che sia che siano la scuola, la televisione, i mass media in genere a, come dire, ad aiutare un paese a crescere o a portarlo progressivamente. Ecco, credo che su questo noi, dico noi, nel senso di quelli che fanno informazione, eccetera, abbiamo delle grosse responsabilità, e penso che in particolare ne abbia la televisione. Questo non perché io ce l'abbia con la, in particolare con la televisione, io ce l'ho però, questo sì, con chi si è impossessato della cultura popolare e in nome dell'auditel, della pubblicità, del consenso televisivo, sul quale poi a volte puoi andare a costruire anche un consenso politico, ha seminato una cultura del vuoto. In questo senso io credo che non soltanto Berlusconi, perché sarebbe ingiusto dire che è solo responsabilità sua, ma anche chi ha cercato di contenere Berlusconi abbassando il livello dei programmi e facendo delle cose sempre più popolane, oltre che popolari, e spesso finendo per fare delle cose assolutamente cialtrone, abbia una responsabilità grossissima. E credo che abbia una responsabilità grossissima la sinistra, proprio grossa, che ha, come dire, si è arroccata sulla cultura alta, sulla quale aveva l'egemonia, e ha completamente lasciato ad altri la cultura popolare.